Salvatore Piccoli, prendete forza questi animali. Salvatore, innanzitutto oggi perdonaci, ma il premio di miglior giocatore non te lo diamo perché per noi, ecco, ma comunque si vedeva che ancora sei accecato, ma hai giocato una buona partita, sicuramente. Peccato perché l'ultima nazionale dove un gol avrebbe certamente fatto, insomma, certamente fatto riprendere anche moralmente. Sappiamo che domani prossimo non giocherai all'arbitro perché sei squalificato. No, no, no. No, no, abbiamo Era sbagliato. Allora, comunque siamo anche l'arbitro domenica per questa bella partita anche. Perciò difficile. diciamo, te lo dico prima, insomma, e ci vedremo là. Io voglio chiedere una cosa, tu come hai visto questo incontro oggi? Sei d'accordo sul fatto che secondo noi il primo tempo è stato equilibrato? Dovevamo forse più scoprire nel gioco che abbiamo un po' sovrastato, però le azioni migliori le avete avute voi. Un palo e anche un gol, insomma, dove è un gol anche dove. Diciamo, secondo me invece il Piscopio ha attaccato e poi si è giocato delle partenze dove siete riusciti poi alla fine, ma forse il 2-0 sarebbe stato troppo. Ecco, tu come sei d'accordo con la nostra oppure vuoi dire anche Sì, insomma. no, 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 io penso che è stata una partita tirata perché erano due belle squadre, sia noi che loro. Penso che la squadra che è venuta qui a Taverna ha fatto il miglior gioco. Nel primo tempo abbiamo sofferto, sì, è vero, però effettivamente le azioni più importanti le abbiamo avute noi, con due pali, un gol al primo tempo. Loro sì, erano messi bene in campo, noi avevamo pure cambiato modulo, quindi c'erano due o tre persone, compreso io, che venivamo da un infortunio, quindi eravamo un po' acciaccati. Il primo tempo è stato molto equilibrato, poi fortunatamente abbiamo fatto il gol dell'1-0 su un calcio piazzato. Nel secondo tempo abbiamo mantenuto, insomma abbiamo fatto il gioco che volevamo fare noi. Loro sì, giravano palla però a livello orizzontale, in verticale andavano poco e non abbiamo concesso molte occasioni da rete. Potevamo fare il 2-0, sì, ho avuto un'occasione io, un'occasione Cariati. Per chiudere la partita, purtroppo abbiamo sbagliato. Sarà perché fisicamente eravamo un po' stanchi. Comunque, credo che il risultato è giusto. Oh, come ho visto un buon Cariati, anche tecnicamente l'abbiamo visto bene, insomma. Sì, Abbiamo visto un po' cercato, però hai giocato un'ottima partita. lo Io, fermo da un però, calcio. anche il campo, comunque il campo non è che era dei migliori, ecco, oggi. Cioè, Sì, ecco. effettivamente oggi è stata una bella giornata perché ha piovuto tutto il giorno, quindi Sì, anche ha noi. mantenuto. Un'altra Adesso cosa. puntiamo ad Allora, arrivare. questo arbitraggio comunque, come ti è sembrato? A noi ci è sembrato che tutte le squadre non siano state contente nessuna delle due di questa situazione. Ecco, tu come l'hai Io visto? gli arbitri li giudico poco perché già precedentemente abbiamo avuto un'intervista e io non riesco a dare un giudizio perché non è facile arbitrare in queste condizioni. Sei Poi andiamo a solo, tirare insieme quindi non è mai facile. Che vuoi? Purtroppo sbagliano tutti, sbagliamo pure noi. Bah, è un allora, tu ci argomento hanno tutti. sufficiente, sufficiente. Questo. Praticamente noi abbiamo visto oggi, secondo noi, l'anticipo della finale playoff, che secondo sarà tra voi e il Piscopio, Sì. perché anche se ormai penso che abbiamo un margine dove insomma 11 punti, comunque per noi è tondo, 7 partite mancano ancora, vuol dire, ci sono ancora 21 punti in palio, perciò vuol dire tutto è possibile per voi. Ecco. Certamente adesso vi dico, voi tanto, i 11 punti sono giusti perché ovviamente Vabbè, noi abbiamo avuto la penalizzazione di 100 punti, abbiamo avuto due o tre partite che purtroppo non abbiamo giocato bene. Il Maida non ha perso niente, quindi meriti a loro. Non credo che riusciamo più a prenderli, però io penso che Vabbè, parlare è già tondo. noi ci crediamo sempre perché abbiamo una buonissima squadra. Io lo dico dall'inizio del campionato. Puntiamo a essere, non dico a vincere, però almeno a salire di categoria. Quindi oggi l'abbiamo pure dimostrato perché penso che il Piscopio è anche una buonissima squadra. E quando ci siamo salutati con gli altri, ci siamo dati l'appuntamento alla finale perché sicuramente sarà con loro. Vabbè, grazie, sono stato gentilissimo, però niente forze. Complimenti pure a loro, comunque, Sì. perché è una bella squadra.